prima della puntata di Report, non possiamo non chiederti riguardo all'arresto di Matteo Messina Denaro, una figura come la tua che ha lavorato e continua a lavorare anche sul fronte della criminalità mafiosa. Informazioni ne arriveranno naturalmente nel corso della giornata, alcune sono già arrivate, ne arriveranno altre sulla meccanica, però l'opinione di Siffrido Ranucci riguardo al valore di questa arresto. Sicuramente è una giornata storica, perché si mette la parola fine a una latitanza durata da 30 anni, era l'ultimo grande mistero, no? Legato anche alle stragi, l'ultimo grande latitante legato alle stragi, che conserva, è stato un po' il filo rosso che ha unito vari periodi della mafia, e sicuramente depositario di molti misteri, di molti segreti, anche di eventuali rapporti che la mafia di allora aveva con le parti deviate delle istituzioni. Quello che noi possiamo dire con certezza è che Matteo Messina Denaro è stato arrestato oggi a ricorrenza, guarda caso, con l'arresto di Rina, no? Avvenuto nel 93, nel gennaio del 93, e bisogna capire che cosa accade adesso all'interno degli equilibri di Cosa Nostra, perché Matteo Messina Denaro era il capo di quella mafia che è diventata invisibile, ricca, e quindi capire che cosa succede. Quello che possiamo dire dalle prime indiscrezioni che arrivano è che Matteo Messina Denaro è stato arrestato all'interno di una clinica a Palermo, Villa Maddalena, che è una clinica a cui ricorrono i malati oncologici. Probabilmente stava facendo una terapia, probabilmente chemioterapia, e questi sono indizi però abbastanza importanti, perché arrestare un latitante di questa portata è un segnale importantissimo per lo Stato. Il fatto che sia stato arrestato in condizioni, insomma, in cui non godeva di ottimissima salute, questo potrebbe far pensare che una parte di Cosa Nostra potrebbe aver deciso che il capo di Cosa Nostra futuro potrebbe essere un altro. Ecco, questa è una interpretazione che va ovviamente vista e letta in base anche agli elementi che verranno resi noti oggi pomeriggio alle 17. Ci sarà una conferenza stampa alla procura, coordinata dalla procura di Palermo presso la caserma dei carabinieri a Palermo, del ROS, a cui va il plauso per aver condotto questa operazione.